Fare l'uncinetto o la maglia, qualsiasi sia il vostro passatempo, a Forlì c'è proprio un appuntamento per voi. 80 espositori, 2 concorsi, 5 mostre, 600 appuntamenti fra corsi e laboratori. Questa è Passatempi e Passione, il salone degli hobby creativi, fino al 30 ottobre alla Fiera di Forlì. Passatempi e Passione, seconda edizione, come nasce il salone degli hobby creativi? Sì, beh, la creatività e il piacere del fare da te è tornato prepotentemente di moda, per cui ci sono altre manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale. E Passatempi e Passioni invece comunque l'unico salone degli hobby creativi femminili per tutta la Romagna, in un periodo tra l'altro straordinario, perché a fine ottobre proprio c'è il desiderio, si comincia a pensare anche ai primi regali di Natale, alle prime decorazioni, a tante cose che si possono fare, si sta anche un pochino più in casa, c'è più tempo, per cui questo appuntamento, diciamo, chiunque abbia un hobby, un passatempo, una passione o anche un'arte, perché poi comunque qua parliamo di vera e propria arte, come vedete ad esempio alle nostre spalle, la pittura, può venire in fiera fino a domenica e trovare veramente un paradiso. Ecco, questa è la seconda edizione, cosa cambia rispetto alla prima? Sì, beh, innanzitutto la fiera è molto più grande, ci sono più espositori, ci sono più laboratori, ci sono alcune novità che naturalmente, insomma, vorremmo che voi veniste a scoprire, ad esempio la scuola di pittura, ma anche il laboratorio per fare le torte creative come quelle che si vedono in TV, piuttosto che un laboratorio di tintura naturale e altre tecniche che sono tornate prepotentemente di moda, così come fare i ferri, che adesso si chiama knitting e viene fatto ad esempio anche dalle star hollywoodiane. Ecco, qualche curiosità di questa fiera? Sì. Beh, sono veramente, le curiosità si nascondono in ogni angolo. Diciamo che fra le cose che in questo momento piacciono di più è di grande moda il patchwork o il quilting, per cui vuol dire questo assemblaggio di tessuti per creare coperte che poi possiamo vedere anche qui esposte in manifestazione, così come tecniche che abbiamo in esclusiva che sono lo sweet felting, per cui una tecnica particolare di infeltrimento della lana, e il plastic canvas che viene direttamente dall'America e per la prima volta viene presentato qui da noi. Ecco, quindi anche un'ispirazione per chi sta cercando un hobby nuovo, può venire qua e scoprire nuove cose. Esatto, anche perché in fiera si viene sia a comprare i materiali creativi, ma soprattutto si viene a fare, perché sono più di 600 gli appuntamenti fra corsi, laboratori e dimostrazioni che si svolgeranno da oggi fino a domenica, per cui appunto si può venire a perfezionare una nuova tecnica o a imparare veramente a fare delle cose ex novo. Ecco, alcuni dati, quanti sono gli espositori? Sì, sono un centinaio di espositori, sono 10.000 metri quadri quest'anno che occupa la fiera, siamo al padiglione A della fiera di Forlì, e saremo aperti fino a domenica dalle 9.30 alle 19. Sul sito passatempiepassioni.it trovate tutti i riferimenti per venirci a trovare, l'elenco completo dei corsi, così ancora prima di partire da casa vi potete fare un'idea su quello che magari vorreste fare, e potete anche scaricare il ticket ridotto, per cui entrare in fiera vi costerà solo 5 euro. I corsi sono gratuiti? Allora, ci sono corsi gratuiti, ci sono corsi a pagamento, ci sono corsi il cui il prezzo varia a seconda del materiale e dell'oggetto che volete realizzare, ci sono delle cose anche per i bambini, sia per i più piccini sia invece per gli adolescenti, e c'è anche qualche cosa per i signori mariti o per gli uomini, gli accompagnatori, come ad esempio il modellismo con gli stecchini, dove vengono fatte delle cose straordinarie, oppure appunto la pittura o altre tecniche. Ma andiamo a scoprire qualche curiosità di questa fiera. Con gli hobby si può fare veramente tutto. I vecchi giornali diventano un rotolino come questo, che alla fine si trasformano in un bellissimo vaso.
E in questa fiera potrete scoprire come questi stecchini da barbecue possono diventare una bellissima macchina da corsa. Oppure come una semplice strisciolina di carta può diventare una bellissima decorazione per il Natale. Quindi un appuntamento da non perdere. Un appuntamento da non perdere, dedicato principalmente al pubblico femminile, ma in realtà anche a tutta la famiglia.